Ciao a tutti, oggi presentiamo per il progetto Patchwork, per fare quella stupenda coperta, la mattonella numero 20. La mattonella numero 20 è identica alla numero 1, ma è posposta, cioè questa è la numero 1, diciamo, eccola qua, questa è la numero 1 e l'abbiamo iniziata da questa parte e siamo andati così per cambiare colore negli ultimi due. Invece questa qui di oggi, questa di oggi, come vedete, è inversa, cioè abbiamo iniziato con due maglie alte per poi proseguire cambiando colore. Perché questo? Allora, questa qui è l'altra che avevamo fatto della numero 1. Vedete, in questa maniera praticamente si possono creare questi disegni così. Siccome mi piaceva creare questo disegno in questa maniera, ecco qua, quindi ho fatto quest'altra mattonella. Quindi questa è la numero 1, che come vedete è uguale. Ma questo perché? Perché altrimenti se io andavo a mettere questa qui uguale mi veniva il rovescio per avere lo stesso risultato, cioè aspettate, ve lo faccio vedere. Allora, questa qui, vedete, è uguale a questa, no? Ah, scusate, a questa, ecco qua, sono uguali. Per avere questa parte qui di disegno vicino a questa io avrei dovuto girarla in questo modo, e in questo modo avevo qui il rovescio e non mi piaceva. Quindi creiamo questa mattonella numero 20 in maniera un po' sposta, però l'unico problema sono le catenelle iniziali, perché se io le posso cominciare in un colore o nell'altro, ma comunque poi dopo si vede, ma non fa niente, tanto poi dopo andrà. Questo qua è proprio il bordino per cucire poi le mattonelle per unirle. Quindi iniziamo dalla parte più piccola, cioè con il colore della parte più piccola. E il colore della parte più piccola è proprio, eccolo qua, è il giallo, scusate, è il rosso. Ok, quindi inizierò sempre con le 24 catenelle come abbiamo quasi sempre fatto. Ah, la lana che sto utilizzando, parliamone, è anche dell'uncinetto. Io sto utilizzando sempre lo stesso numero di uncinetto, il numero 4, e la lana è sempre la stessa, cioè magari cambia un po' la marca, però è sempre la stessa. È questa qui che è un 100% acrilico e è lavorabile con il 3 e il 4 come uncinetto, e la lana è numero 3, come vedete qui. Ok, molto morbida comunque ed è economica, molto economica. La trovate sia su internet, e ce l'hanno anche la merceria della Sinella. Ragazze, ma che nome avete dato a questa merceria? Io non riesco mai a ricordarmi. Comunque, la merceria di Primavera è la stessa, quindi utilizzate questo come nome. Perché la merceria della Sinella, no, ve lo devo dire perché io me lo scordo sempre. Il caso che forse è meglio che me lo scrivo, così so di quello che stiamo parlando. Vediamo un po', merceria. La Sinella innamorata e il gomitolo d'oro. Oh, ecco, sono delle ragazze stupende, fantastiche, e potete rivolgervi a voi loro e troverete sicuramente questo tipo di lana anche molto economica. Allora, iniziamo. Iniziamo, dicevo, con 24 catenelle. Quindi ci rivediamo appena le avrò finite. Ecco qui le mie 24 catenelle. Adesso andiamo a fare una maglia alta, non nella prima, nella seconda, nella terza, ma nella quarta catenella. Facciamo una maglia alta, ma non la chiudiamo. Perché non la chiudiamo? Perché dobbiamo andare a cambiare colore. Quindi andiamo a fare così, cambiamo colore e passiamo questo filo da questa parte. In questo modo
perché questo poi sarà il rovescio del lavoro. Ok, quindi adesso continuiamo con il verde per 20 maglie. In questo modo, questa è la prima. E ne dobbiamo fare 20, quindi poi sulle catenelle avremo 20 maglie verdi e 2 rosse. Quindi andiamo avanti così. Ricordate di passare davanti il filo, altrimenti poi quando andate a lavorare ve lo ritrovate di qua e non va bene. Comunque mo vediamo insieme così vi rendete conto quando arriviamo lì. Allora, finisco qui le mie 20 maglie. E sulle catenelle ci saranno 20 maglie verdi e 2 rosse. Finito tutto qui, 20 maglie verdi e 2 rosse. Adesso torneremo indietro, quindi facciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro e non andiamo qui perché questo buchino qua, diciamo, fa parte delle catenelle che abbiamo fatto. Andiamo in quello successivo e facciamo la prima maglia. Adesso alla fine, ovviamente, avremmo 19 maglie alte, solo 19, perché la parte verde va in diminuzione, quindi 19, 18, 17, mentre la parte rossa andrà crescendo, quindi qui avremo 19 maglie verdi e 3 rosse. Adesso arriviamo alla fine, vi faccio vedere. Siamo quasi arrivati, eh? Lo so, sono lenta, ma va bene così. Piano piano. Allora, vedete che adesso il filo ce l'ho dalla parte di là, meno male che me l'ero messo di qua, altrimenti a volte mi sbaglio, me lo ritrovo e devo riguassare. Allora, ecco, siamo quasi arrivati, mi fermerò una maglia prima. Ecco qui. Sono 2 maglie prime perché questa non la devo terminare, bensì la terminerò con il rosso. Ovviamente adesso i fili saranno dietro, ok. Quindi farò qui sul verde, farò con il rosso, poi di nuovo qui sul rosso un'altra maglia. E l'ultima proprio nelle catenelle, diciamo, di inizio. Eccolo qua. Di nuovo 2 catenelle e giriamo il lavoro. Adesso, non nella prima ma nella seconda, avremo la nostra seconda maglia alta. 2, questa sarà la terza. Abbiamo detto che va crescendo, quindi qui avrò la quarta. Ma non la chiudo tutta, passo davanti il filo e vado a prendere il verde. Ed ecco qui che rinizio con il verde, quindi nel prossimo, in questa qui, rivado con il verde. Quindi questa è tutta la lavorazione. Ricordatevi sempre di mettere il filo dietro, davanti, scusate, altrimenti dopo non ce lo ritroviamo bene. Quindi andiamo avanti in questo modo. Adesso questo ve lo metto a rovescio così magari vedete meglio. Ecco, vedete? Dobbiamo camminare così aumentando sempre ogni giro una maglia di colore rosso. Quindi adesso ne avrò 4, quando tornerò indietro ne avrò 5 e così via fino ad arrivare in fondo. Adesso le mie mattonelle sono tutte uguali, quindi perché questo? Perché ho utilizzato sempre la stessa lana. Se voi avete una lana diversa, cercate di giostrarvi, se è più fina, magari montate in più maglie, se è più grossa, potete magari diminuire l'uncinetto. Insomma, giostratevi. Ovviamente le mattonelle devono essere tutte uguali perché altrimenti la coperta non viene bene. Ok, ci rivediamo quindi. Alla fine, quando io sarò arrivata qui, come vedete, la cosa giusta era quella di fare un taglio così, ma per fare un taglio così io avrei dovuto mettere più maglie e fare una mattonella più grande. Quindi
Quindi non l'ho fatto, ma mi va bene lo stesso. Come vedete, il gioco dei colori comunque c'è sempre. Eccolo qua. Ci vediamo alla fine della mattonella. Ecco qua, abbiamo finito. Qui posso chiudere. E anche questa mattonella è finita. Quindi non ci resterà poi che andarla a mettere insieme. Poi fermiamo tutte le godine e la andiamo a mettere insieme all'altra. Allora, ecco qua. Abbiamo finito. Tutto qui, fine. Ci rivediamo per la prossima mattonella giovedì prossimo. Dunque, questa mi sembra che era la numero 20, quindi ci rivedremo per la numero 21. Ciao a tutte e grazie per essere iscritte al mio canale, so che siete moltissime. Grazie ancora. Ciao ciao.